stavo dicendo che l'impatto è stato positivo. Cosa? Senti, smettila, perché non mi spaventi. Poi lo sai come la penso io. Che sono i vivi che mi fanno paura. Va bene, ciao. Oh, sarà meglio ritornare con Giorgio, Si calmi, io non sono un fantasma. Perché rideva della mia famiglia? Ma lei chi è? Le piace la casa? Da dove è entrata? La compra. Mi vuol dire chi è? Sono Rosa. Ha ragione lei. Ed è vivi che bisogna aver paura. Ma che dice? Lei prima. Al telefono. Allora ha sentito tutto? Parlava così forte. Ma stia tranquilla, io non sono un vivo da temere. Questi oggetti li raccoglie mio padre quando va in giro per le caverne. È il passato che torna alla luce. Rosa, ma voi non potete continuare a vivere in questo posto. E che possiamo fare, oramai? No! La rassegnazione non è una soluzione ai problemi. Rosa, adesso ci sono io. Ti aiuto. Rosa! Rosa, presto! Spegni tutto, se ne dobbiamo andare! Sento delle voci! Spegni tutto! Papà! Che legge? È un'amica. No, no, noi non abbiamo amici. Ma lei lo è. Sarà la futura proprietaria della nostra casa. Chi siete? Che cosa volete qua basso? Noi non vogliamo strade! Papà, smettila! Lei può aiutarci. Allora, tu puoi tornare di nuovo da quella gente là sopra. Non c'è solo quella gente sopra. No, non lo passa. Ma sento che chi un dietro lì c'era nessuno, niente. E nessuno non può restituire quello che mi hanno pigliato. Basta. Quanti fotografie, mannaggia, non sapevo da questo tempo. Dove stava? Sopra. Sopra. Non si è visti da gente da questo tempo. E fotografie, l'ha trovato Rosa. Rosa, non devi diventare come lui. Lui è mio padre. Ma si è perso. Torniamo sopra. Prima ti faccio vedere la mia città. E dopo torneremo sopra. Ma non attraverso il pozzo. Faremo una passeggiata per i tribunali. Ti faccio vedere Vico Pace, Vico Scassacocchi e Vico delle Zite, dove abito Cinese. Portami dove vuoi, però dopo ce ne andiamo via da questo posto. Oh, Cinese, l'usuraio che è scappato per 6 volte alla morte. Rosa, Rosa! Ti faccio vedere, non simulare. Rosa, ma che cosa è servita la pazzia di tuo padre, eh? E il suicidio di tua madre? Se tu adesso non hai il coraggio di venire sopra con me. Ti indico tutte le case delle sanguisughe. Rosa! A quest'ora staranno già contando i soldi delle loro vittime. Andiamo. E li vedo uno a uno, mentre si chiedono. Ma Gennaria ha figlia? Ne, ma se sono più trovati. Ma che fine hanno fatto? E che cosa gli dico a mio figlio? Che zia Rosa per paura vive sottoterra. Non mi sembra un bel esempio, non ti pare? Io non posso lasciare mio padre da solo. Ma penseremo anche a lui. Però adesso andiamo. Io a volte di notte esco e attraverso furtivamente le piazze. E mentre cammino canto la canzone preferita di mia madre. E la mia voce rimbalza da un vicolo all'altro. No, Rosa. Mi dispiace, ma tu non mi fai compassione. Tu ti sei chiusa così ostinatamente nel dolore del tuo passato. Ma il tuo presente, il tuo futuro, ricordati. Nessuno tanto con me. Ma lo capisci che soltanto se tu parli la tua storia sarà utile a qualcuno, ma così è tutto inutile. Rosa, andiamo. Mi riconosceranno.